Nikita Pelizon del GF VIP finisce in ospedale, 10 minuti a terra, poi il sangue. Momenti di puro terrore per la modella, che adesso dovrà fare ulteriori accertamenti per scoprire le cause del suo malessere. Momenti difficili per la ex vincitrice del Grande Fratello VIP. L'amata showgirl Nikita Pelizzone ha vissuto un'esperienza drammatica che ha condiviso con i suoi fan, lasciando tutti con il fiato sospeso. Mercoledì scorso Nikita ha fatto preoccupare tutti i suoi fan quando ha pubblicato una foto del pavimento con delle chiazze rosse. L'ex Geffina ha poi rivelato di aver perso i sensi e di essere stata in ospedale. Ora abbiamo qualche dettaglio in più per ricostruire quanto successo. L'annuncio preoccupante di Nikita Pelizzone. L'ex Geffina ha deciso di aggiornare i fan riguardo quanto era successo. Dopo le storie criptiche pubblicate i giorni scorsi, in queste ore sono successe un po' di cose. La presentazione l'ho finita. Nel mentre però ho perso i sensi per un po' e sbattuto forte contro le scale. Sono stata in ospedale tutto il giorno, ora mi hanno dimessa e nei prossimi giorni ho da stare attenta a determinati sintomi. Ma tranquilli, sto meglio. A corredo del messaggio si vede una foto della showgirl, con il volto tumefatto dalla caduta e la faccia molto provata. Cosa è successo a Nikita Pelizzone? La modella ha poi voluto entrare nei dettagli del preoccupante evento, riassumendo in modo specifico tutto quello che è successo. Il 29 maggio 2024 lo segnerò come, Nikita fa rima con vita. Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante, guardo una serie su Netflix, dopo 11 minuti sento di dovermi sdraiare. Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa. Non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo. Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo. Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, il vuoto. Sono stata 10 minuti a terra. Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del taxista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori. E la domanda dentro me, sono felice di rivederlo? Il cielo? L'accettazione in ospedale alle 15:15 e la sensazione di non riuscire a parlare. Di non riuscire a mettere insieme bene le parole. Non trovare le parole. L'amore delle infermiere e miei fans, la dolcezza nei loro sguardi, la delicatezza nel curarmi. Il medico che mi dice lo sai che hai avuto fortuna, vero? E quel numero in ascensore 11, il numero che mi accompagna da sempre. Il telefono che torna ad avere rete dopo 10 ore di 1000 messaggi tra WhatsApp e social. La testa pesante, la faccia dolorante, fitte sparse ma una consapevolezza. La vita è proprio un insieme di tanti attimi. È la cosa bella della vita, che differenzia la vita di qua, della vita al di là del ponte è la possibilità che abbiamo di godere dei nostri sensi. Ecco perché è così tanto importante riuscire a stare nel presente. Perché ti permette di sentire e viverlo però appieno, in maniera fisica, unendo quindi anima e corpo.